Radio Radicale, siamo con Andrea Ruggeri di Forza Italia, che è stato responsabile TV di Forza Italia, per parlare del dibattito, del confronto che c'è stato ieri sera porta a porta tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Allora, che giudizio dà di questo confronto? Noi non siamo più abituati a vedere questi scontri televisivi. L'ultima volta che era successo mi sembra è stato tra Berlusconi e Di Liberto, se non ricordo male. Allora, che valutazione può fare? L'ultimo confronto è stato tra Berlusconi e Prodi, sono passati credo 13 anni, e devo dire così, facciamo un'eccezione preliminare, Berlusconi era di un altro livello rispetto a Prodi e rispetto anche ai due protagonisti di ieri sera, perché Berlusconi è quello che meglio di tutti interpreta il mezzo televisivo, avendo anche contribuito a inventarlo. L'evento ieri bellissimo, secondo me in assoluto, perché è bene che due ragazzi comunque brillanti, comunque preparati, si sfidino a colpi di idee, con energia ma civilmente, quindi molto bello il confronto, godibilissimo, infatti è stato un grande successo di share. Renzi secondo me vince un po' il premio della critica perché è apparso un po' più così, meticoloso sui numeri e forse con una visione un po' più aperta, mentre invece Salvini secondo me vince il premio del pubblico perché sceglie intelligentemente di somigliare al telespettatore che è a casa e lo guarda in quel momento. Aveva studiato molto, si è visto, si era molto preparato Salvini, che è stato anche un grande incassatore delle critiche di Renzi, non ha mai replicato, mai ceduto al nervosismo, ha sempre sorriso e, come dire, al limite rilanciato facendo un po' la vittima. Però ecco, diciamo, ha scelto un ottimo linguaggio Salvini, ottime analogie per farsi capire da chi era dall'altra parte dello schermo. Renzi, questo invece è un aspetto che è un po' trascurato. E quindi, insomma, Renzi ha fatto un'ottima figura, Salvini l'ha fatta migliore. Detto ciò, di ieri l'unica cosa che importava a entrambi era la foto per recuperare centralità nel dibattito pubblico. Quindi lei, diciamo, sposa la tesi del fatto che loro hanno fatto questo confronto un po' per autorilanciarsi, per autopromuoversi? Hanno fatto benissimo, cioè Salvini da una parte e Renzi dall'altra si pongono come due poli attrattivi della politica italiana, che dipende sempre di più, che se ne dica, dalla politica, aperta e chiusa, scusa, dalla televisione, aperta e chiusa parentesi, i pezzi che vedremo oggi rilanciati sui social non saranno generati dalle dirette Facebook dell'una e dell'altra, sono semplicemente riproposizioni di alcuni brani di Porta a Porta di ieri sera. Questo per dire che la TV resta il palcoscenico del grande evento e poi i social replicano quello che viene generato in TV. Questo lo dico per i politici anche di casa nostra, che ancora faticano a capire questo dominio ancora in vigore della televisione. Dopodiché, secondo me, sì, gli interessava più di tutto la foto perché li erge a protagonisti. E poi, ripeto, secondo me Salvini è stato un più paraculo, se mi si passa il termine, e Renzi invece, come dire, fatica a ritrovare la sintonia con chi guarda da casa. Un dibattito del genere meritava secondo lei la prima serata? Perché è terminato intorno all'una, molti si chiedono perché. Allora, l'hanno visto in tantissimi, perché l'hanno visto 3.800.000 persone, tantissimi, sostanzialmente il doppio di quello di solito guarda Porta a Porta, no, anche più del doppio. Meritava la prima serata, non so dirlo, a me, per il mio gusto personale sì, però la prima serata c'era la nazionale, quindi non so. Vabbè, la partita con Liechtenstein, vinta 5-0, facile, facile, la potevano mettere su Rai 2. Però la nazionale era nazionale. No, se fossimo stati sotto elezioni, ci fosse stato qualcosa in palio, probabilmente avrebbero fatto una prima serata giustamente. Invece ieri semplicemente c'era il dominio di Renzi come figura di riferimento a sinistra e quello di Salvini come riferimento a destra. E quindi, diciamo, essendo in palio semplicemente una centralità mediatico-politica, va bene anche la seconda serata. Senta, perché non si fanno più dibattiti di questo genere? La scorsa settimana, credo, Di Maio era ospite a Di Martedì, stava per arrivare Salvini, gli hanno detto, sa, tra poco arriva Salvini, e Di Maio, poco cortesemente, rivolgendosi al conduttore, ha detto me lo saluti. Ecco, come trova questo atteggiamento e questa paura per il confronto diretto? E non si fanno più i confronti diretti per due motivi. Il primo è che i giornalisti italiani non sono tutti in grado di gestire un confronto, perché alcuni sono schierati ideologicamente, altri sono troppo protagonisti, quindi sai, fare l'arbitro è una cosa che costa fatica al conduttore, perché il conduttore vorrebbe interrompere, fare obiezioni, avere una dinamica con l'ospite, e con un confronto non si può fare. E dopodiché anche per i politici, perché i politici di oggi obiettivamente sono abituati al comizietto slogan e quindi quando si calano nei fatti fanno più fatica a sostenerli. Ma ieri Salvini, per esempio, si vedeva che avesse studiato, perché a differenza di quanto fa di solito,
pur mantenendo il linguaggio e le analogie molto popolari, però lui citava dati, faceva vedere cartelli. Quindi questo significa che il confronto aveva alzato il livello dello scambio. Io sono favorevolissimo. Poi tra me e lei mi domando, un po' sorridendo sarcasticamente e amaramente, se tolto Berlusconi, che per me resta il migliore di tutti in televisione, se avesse riguardato Forza Italia, chi ci mandavamo noi? E qui. Certo, volevo chiedere un'ultima cosa, se questo dibattito l'ha ricordato anche qualche film americano tipo Il candidato con Robert Redford. Sì, un po' sì, però gli americani le fanno in grande stile queste cose, paradossalmente sono più asettiche, però obiettivamente sono, cioè, c'è una cultura dell'evento in America che qui in Italia noi tacceremmo di una cosa kitsch, invece no. La cultura del confronto fa bene a tutti, e ieri ha fatto bene pure alla politica, perché due persone che hanno fatto capire al pubblico che non si detestano, che si confrontano come avversari ma non come nemici, secondo me fa bene a tutti quanti, eletti ed elettori. Bene, la ringrazio Andrea Ruggeri di Forza Italia.